semplice, un uomo che ha portato delle idee innovative con la sua semplicità. Ha creato la squadra mobile. Essendo un personaggio vero, non di fantasia, hai insomma dei margini più stretti. Però sono assolutamente, credo di essere stato assolutamente in linea con quello che era il vero Nardone. Anche lui, Il tratto comune tra me e Liana era proprio la modernità. Lei all'epoca, negli anni 40, era veramente una donna con un temperamento molto molto moderno, molto fresco, molto intraprendente. La loro vita di coppia è stata molto movimentata. Diciamo che anche lei nel suo piccolo ha rivoluzionato un po', come ha fatto Nardone nella squadra mobile, nella polizia italiana, anche lei ha rivoluzionato un po' la condizione della donna dell'epoca. Ah, piacerà tantissimo, è una fiction sincera, è una fiction vera, è una fiction che ti dà tutto lo spirito dell'epoca eppure è così moderna, proprio perché il commissario Nardone porta avanti una giustizia, quella vera, quella giustizia di cui abbiamo tutti bisogno anche oggi. Ciao, iVid, e vedete la fiction su Rai 1 il giovedì sera, seguitemi, sono 6 puntate e se mi seguite io lavoro per questo, per il vostro, come dire, per il vostro intrattenimento, per il vostro tempo libero. Ciao! Un saluto a tutti coloro che guardano iVid, da Giorgia Surina, naturalmente dal 6 settembre, ore 21:20, Rai 1. Ciao iVid, guardateci, il commissario Nardone.